Siamo al mercato di Corso Cincinnato, qui al quartiere Vallette, Torino, con alcuni rappresentanti del Goia come Romina Matellica, che è un ambulante, una commerciante del mercato, un duro lavoro con mille problemi. Vogliamo fare un breve riassunto delle puntate precedenti e delle vostre richieste? Buongiorno, la nostra lamentela più forte è lo smaltimento rifiuti, in quanto è diventato insostenibile negli anni, aumentando sempre di più, arrivando a pagare 5.000 euro di smaltimento su 18 metri quadrati. Per di più noi siamo il mercato più grande di tutto Torino e quindi abbiamo ancora maggiormente l'ammazzata, in quanto quest'anno ci hanno solo mandato degli acconti, non sappiamo ancora i saldi dove vanno a parare. Negli anni scorsi era già altissima, l'anno scorso 4.007, quasi tutti hanno dovuto fare dei debiti, delle rateizzazioni con ulteriori interessi per poter riuscire a pagare. Non riusciamo più a pagare, non riusciamo più ad andare avanti, non possiamo aumentare la merce perché la gente non ha soldi e quindi da qua andremo al fallimento se loro continuano addirittura a non venirci incontro. Il vero problema per gli ambulanti del mercato sono le tasse da pagare. Soprattutto le tasse, perché la gente si sta strozzinando, iniziano ad andare in mano di strozzini, come anche l'Equitalia, perché l'Equitalia è uno strozzino, dove dilazionano, poi tutte queste rate vanno ad accumularsi al resto e non riescono più ad arrivare a pagare. Sono mutui. Vita natural durante, dove la gente è costretta a chiudere, tra l'altro chiudendo non pagano più niente, perciò lo Stato comunque ha delle perdite. Non so, qua bisogna prendere i provvedimenti. Noi chiediamo una tassa unica, chiediamo un abbattimento dell'immondizia, non come altri che chiedono di continuare a pagare uguale. Noi qui sopravviviamo perché siamo una conduzione familiare. Il nostro tema è proprio le tasse, perché noi abbiamo delle tasse fisse quando abbiamo la distribuzione suddivisa di uno stipendio, perché noi ci salviamo solo esclusivamente perché siamo solo a conduzione familiare, perché se io dovrei dare uno stipendio a mia moglie di 1.200 euro più tutte le tasse, arriva che lei deve prendere 2.000 euro, 2.000 dovrei prendere io, ma a fine mese noi 4.000 euro di spese generali non ce ne abbiamo. Ti viene voglia ogni tanto di cambiare mestiere, mollare tutto e cambiare? Mi viene voglia di cambiare e mi sono pentito di aver fatto questo lavoro.